Beh, un fulmine a ciel sereno, perché è una sentenza che arriva dopo 12 anni dai fatti, è una sentenza che lascia allibiti, perché il principio del giusto processo significa anche avere sentenze tempestive, e ora rimettere mano su una situazione che è stata consolidata dopo 12 anni è veramente difficile. Quali sono le prospettive? Oggi abbiamo avuto un incontro con le organizzazioni sindacali per delineare una strategia comune, e la prima strategia, diciamo, il primo elemento di questa strategia è che di tenere la testa sotto il ghiaccio, cioè di non pensare di poter trovare d'amblée una soluzione ad una questione estremamente complessa. Il secondo elemento è che come regione abbiamo necessità non solo di tutelare i dipendenti, ma di tutelare i dipendenti per le esigenze dell'organizzazione, perché se dovessimo dare applicazione automatica così alla sentenza verrebbe a franare la stessa organizzazione dirigenziale, perché le persone che ora stanno seguendo il POR e una serie di altri elementi dovrebbero assumere una posizione, diciamo, inferiore. Il terzo elemento è che ho assunto personalmente come assessorato l'impegno a prendere contatto con le autorità e le agenzie nazionali per condividere anche una prospettiva di soluzione. Lo stesso impegno hanno assunto le organizzazioni sindacali rispetto alle loro strutture nazionali. Come al solito la Calabria si conferma unica nel panorama, perché pare che nessun altro caso, tranne forse la Puglia, ma con delle difficoltà, delle difformità significative, si siano verificati casi del genere. Ci sono stati abusi nelle progressioni verticali in tutte le amministrazioni. Questo a mio avviso non era un abuso all'epoca, secondo il criterio, diciamo, giuridico dell'epoca, ma tant'è, ormai la sentenza della Cassazione del Consiglio di Stato c'è e bisogna ragionare su questa sentenza. A livello di tempistiche, che cosa c'è da aspettarsi adesso? Ancora la sentenza non è stata notificata, quindi noi aspetteremo ovviamente la sentenza e la notifica. I sindacati hanno già preannunciato che i lavoratori vogliono fare ricorso in opposizione, i lavoratori non interessati al giudizio vogliono fare ricorso in opposizione contro la sentenza, e che i loro studi legali si stanno muovendo in tal senso, per cui questo consente di avere un attimo di respiro, ma un attimo, non una vita di respiro, quindi è una decisione che vanno prese abbastanza urgentemente, ma sempre in modo ponderato e con cautela. Allora, stiamo lavorando su diversi fronti, riorganizzazione, rinnovo dei contratti collettivi decentrati, tutte queste iniziative vanno avanti, perché la macchina deve cambiare ed è un'esigenza che sentiamo tutti, dall'amministrazione alle organizzazioni sindacali, quindi la sentenza non bloccherà questo processo di riorganizzazione in atto e di normalizzazione in atto, lo chiamiamo così, cioè vogliamo diventare una regione normale, non lo blocca questo, anzi abbiamo già fissato concordemente una data, il 12 ottobre alle ore 10, per incontrarci e iniziare a discutere con una delegazione trattante sul contratto collettivo decentrato di ente, e alle ore 13 per discutere della retribuzione di risultato dei dirigenti che da tempo non viene erogata. Quindi abbiamo tutta l'intenzione di continuare a fare le riforme di cui abbiamo parlato in questi giorni. All'interno di queste riforme vogliamo inserire anche la questione della sentenza del Consiglio di Stato, perché le professionalità che sono maturate in questi anni sono professionalità importanti per l'organizzazione e l'efficienza amministrativa di questa regione. ID di cui tanto si parla sono le persone che stanno gestendo le misure POR, che il 31 dicembre devono essere rendicontate all'Unione Europea, e allora mettere mano su ID e dire no, da oggi voi, perché lo dice la sentenza del Consiglio di Stato, tornateci, significa bloccare il POR, quindi creare un danno ancora maggiore. E allora queste cose vanno affrontate con molta calma nell'interesse dei dipendenti e nell'interesse dell'organizzazione, del buon funzionamento dell'organizzazione.